tempo il sole finirà con l'ombra, quando la tua adolescenza non è ancora finita, sono ancora malato. God, I'm asking you now to touch this man and to reach into his heart. He's in pain, Lord. I believe you've brought him here to me to help him find his way. He seems lost, Lord. Give him the strength to find a way and let him know that whatever is troubling him,
He can confide in you and ask for your forgiveness. Fuck off. Hello?
Thank you.
for a drink. So, Marco? No. I don't know why you're doing this. The demon!
sfide e la dominano. Ma l'incontro fatale per entrambi è quello con Monica Calabria. Quando vedo per la prima volta Monica? Se l'ho incontrato a Padova, a quella stazione, perché sono seconda. Se lo studiavo in quella città, preferiva incontrarmi in un modo armato monotono, dove risiedeva. Quanti anni erano? 35. E lei? 35. E si è trovata a fare il tempo? Da tanto male, a tutti i loro effettivamente, ma d'altra parte non mi volevo cercarsi. Sì, ho scritto, cercavo, anche nelle recite per ello, di avere cercato di evitare le anoressie, perché ormai sono io e mi rendo conto di come fosse impossibile stabilire una relazione con un'anoressica. Quindi, perché per un'anoressica, per quanto all'inizio mi sia da sempre disponibile perché mi piace essere corteggiata, eccetera, però non va oltre, che rifiuta lei per caratteristiche della sua patologia, della sua malattia, rifiuta il rapporto stabile con una persona, rifiuta il sesso, assolutamente sono ingovernabili, se fanno quello che fanno è perché lo vogliono loro, non lo farebbero mai. Quello di mantenersi madre per amore di miele, per... Quindi sostanzialmente una istoriale era la donna che ha visto il fisico dell'anoressia e la mente della donna normale. Sostanzialmente Monica era una persona prigioniera, anche se poi ha certo sentimento per il testo. E lo scrivella esattamente il 3 giugno del 1996. Vuole raccontare lei che cosa accade perché eravamo al ristorante e ordinare un tè e ordinare un piatto di osso per vedere la quale avevo dato questo piatto e sono rimasto a finire tutto e dovevo arrivare a questo piatto su quale lei si è addormentata perché sicuramente è addormentata mi sta uccidendo su me sta usando mi ha trattato aspetta tempo. Sai che poi un piatto di gnocchi ti costa una settimana di per noi sacrificio, perché potresti permettere per poco, se permetti per poter iniziare i discorsi qua. Per cui a un certo punto mi continuò la mia sera, anche mi fa da scuotere, andare a la piazza, no? Fare festa, siccome volevo assolutamente saltare il piatto di gnocchi alle mani, lei si è alzata col piatto in mano e andava a rifugiarsi di più alla cucina del ristorante, che era scappata per lui. Questo piano di piedi per il ristorante sono aperto sui tuoi tavoli e lui non stava e lui faceva il piatto non so l'ho seguita in cucina e ho portato via il piatto quando ormai era quasi finito quindi mi parlo di mangiati che non ero e sono riuscito a riportarla segnando al tavolo in termini un po' di colori. Soprattutto era tremolato il costone, perché con loro sono voltati tutti che si erano. Sicuramente non lo so, lei non ha fatto, non ha detto bene, ha preso lo schiaffo, è rimasta lì, rigida, molto più rigida, quasi tutta, è stata una cosa